Siamo qua per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore turismo Confindustria. Tutti gli altri contratti collettivi nazionali di settore sono stati già rinnovati. Confindustria è l'ultima e l'unica associazione datoriale che ancora chiede, per rinnovare il contratto e quindi per dare gli aumenti contrattuali, di peggiorare le condizioni normative di questo contratto. Vorrebbe rivedere a ribasso le norme sul contratto a tempo determinato, vorrebbe inserire anche una reperibilità per questi lavoratori. Chiaro che di fronte a queste posizioni, per noi inaccettabili, il tavolo è saltato e a livello nazionale sono state proclamate 16 ore di sciopero. Le prime 8 le stiamo facendo oggi qui a Cagliari. Se il tavolo non verrà riaperto e non verranno dati i giusti riconoscimenti a questi lavoratori, siamo pronti anche a replicare con una grande manifestazione a livello regionale il prossimo settembre. Il settore turismo occupa decine di migliaia di lavoratori. Quelli che hanno il contratto Confindustria conteranno circa 40.000 unità, che sono comunque tante, creando anche questo mancato rinnovo una disparità tra i colleghi che lavorano per aziende appartenenti ad associazioni datoriali che i contratti li rinnovano e invece quelli di Confindustria che ancora lasciano i lavoratori con le retribuzioni ferme al 2018.